Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Zero Files. In questo video vedremo come entrare in un PC Windows protetto da password senza dover necessariamente conoscerla. Ciò che andremo a vedere si rivelerà estremamente utile nel caso dimenticassimo la password del nostro PC e non riuscissimo a recuperarla in alcun modo. Ed ovviamente questo deve essere l'unico utilizzo che dovrete fare, perché ovviamente applicare questa cosa su un dispositivo che non è nostro e senza il consenso del proprietario, ragazzi, è una cosa abbastanza illegale. Quindi io declino la responsabilità di un uso improprio di questa tecnica, proprio perché è appunto una tecnica molto utile, però ovviamente come tutte le cose utili bisogna saperle usare con giudizio. Vediamo subito cosa dobbiamo fare. Per prima cosa dobbiamo andare nel canale Telegram che vi lascio in descrizione, ovvero Zero Files. Dovremo andare sulla barra di ricerca in alto a destra e scrivere Rufus. Poi clicchiamo sul risultato foto e ci porterà qui. Una volta arrivati, clicchiamo sulla freccina e ci scaricherà il file. Poi ci servirà un altro file. Voi potete tranquillamente trovarlo subito sotto Rufus, ovvero questo programma qui, Irons Boot CD, ma in caso non lo trovaste, tornate sulla barra di ricerca, cliccate sulla X e scrivete HBCD. Cliccate invio e poi ritornate sul risultato foto che vi porterà appunto al file corretto. Una volta arrivati dovremo scaricare anche questo file, clicchiamo sempre sulla freccina e partirà il download. Qui ci metterà un po' più di tempo, dato che il file pesa 1 giga e 3 quasi. Una volta terminati i download dovremo andare o su Rufus o sul file di Irons Boot CD e cliccare col tasto destro e mostra nella cartella. Una volta fatto ciò ci aprirà la nostra cartella di Telegram Desktop dove avremo i due file. Cosa sono le cose che vi ho fatto appena scaricare? Questo programma, questo file immagini disco HBCD, ovvero Irons Boot CD, è un'utilità di ripristino di Windows che si avvia da CD o da USB. Infatti, per poterlo utilizzare dovremo masterizzarlo su un disco o su una chiavetta USB. E io in questo video farò vedere come masterizzarlo su una chiavetta USB, dato che è molto più probabile che voi abbiate una chiavetta USB da usare piuttosto che un CD vuoto da masterizzare. È proprio per questo che abbiamo installato Rufus. Rufus ci permetterà di masterizzare questo CD dentro una chiavetta USB in modo che sia bootabile. E allora armiamoci di una chiavetta USB che deve essere almeno di 2 giga di memoria. Dato che questo file immagine disco che dobbiamo masterizzare pesa 1 giga e 26, ci serve la chiavetta almeno da 2 giga per masterizzare dentro i file. E inoltre vi consiglio una chiavetta che sia vuota oppure con nulla di importante dentro, perché andando a masterizzare il file immagine disco nella nostra chiavetta andremo a formattare la chiavetta e quindi a perdere tutti i dati che c'erano prima. Allora, detto queste premesse, inseriamo la nostra chiavetta nella nostra porta. Ovviamente non sono riuscito a inserirla al primo tentativo e assicuriamoci che ci sia andando su questo PC. Ecco, adesso mi si è aperto, questa chiavetta l'ho chiamata tutorial, infatti la vediamo qui. Una volta che vediamo la nostra chiavetta possiamo iniziare. Torniamo dove abbiamo Rufus e il nostro file, ovvero la cartella di Telegram Desktop, ed eseguiamo Rufus. E una volta eseguito avremo questa finestrina qui in cui le parti rilevanti sono dispositivo unità che dovrebbe rilevarvi automaticamente la vostra chiavetta. In caso aveste più chiavette inserite dentro il vostro PC, qua vedrete ovviamente più chiavette. Ovviamente voi selezionate quella che preferite. Come seconda e ultima cosa dobbiamo cliccare su Seleziona. Una volta fatto ciò dovremo selezionare il nostro file immagini disco, questo qui, infatti, che troviamo qua, lo selezioniamo, infatti qui ci dovrà essere scritto hbcdpex64.iso e una volta fatto ciò andiamo su avvia. Adesso apparirà una finestra che ci avvisa che una volta che parte la masterizzazione ci cancellerà tutti i file che c'erano precedentemente nella nostra chiavetta e noi clicchiamo su ok. Adesso inizia a lavorare il nostro Rufus e l'operazione ci metterà circa 5 minuti.
Ecco, adesso ha terminato, possiamo cliccare su chiudi e la cosa che dobbiamo assicurarci è di non estrarre la nostra chiavetta USB, dobbiamo lasciarla inserita. E poi cosa dovremo fare? Dovremo avviare il BIOS del nostro PC. Come fare? Dato che la procedura varia a seconda dei modelli del PC, trovate in descrizione la mia guida su come entrare nel BIOS del PC in base al PC che avete. In caso non avessi messo la marca del vostro PC, fatemelo sapere nei commenti, mi occuperò di aggiungerla in men che non si dica. Per il resto limitatevi appunto a selezionare la vostra marca, per esempio ho un PC Asus, clicco su Asus, si aprirà questa guida e in base se abbiamo un PC portatile, ovvero un notebook, oppure un computer desktop, ovvero un PC fisso, dovremo fare dei determinati passaggi. Ragazzi, questo è un setup video molto improvvisato. Andiamo appunto ad aprire il BIOS del nostro PC. Come prima cosa spegniamo il nostro PC. Una volta che lo spegnete, andate appunto, come ho già detto prima, nella guida che vi lascio in descrizione su come avviare il BIOS del vostro PC. Nel mio caso ho un PC Asus e ciò che dovrò fare è io tengo premuto F2 e poi accendo. E nel mentre tengo sempre premuto F2 e adesso dovrebbe apparirmi il BIOS. Ciò che ci interessa si trova qui. Ovviamente la vostra schermata sarà diversa in base al PC, però bene o male le cose che abbiamo saranno le stesse, cambia solo l'estetica. Dobbiamo cercare la voce boot priority. Abbiamo due oggetti qua, abbiamo Windows Boot Manager, io per esempio questo, tra parentesi Samsung SSD, che è il mio hard disk, che sarebbe un SSD da 1 tera, che viene avviato all'inizio con Windows, e poi abbiamo UEFI USB hard drive partition 1. Ecco, questa invece è la nostra chiavetta. Ciò che dovremo fare è dargli la priorità in modo da eseguirla per prima. E quindi cosa facciamo? Teniamo premuto il tasto sinistro su queste tre lineette e lo spostiamo qua sopra. Ecco, una volta fatto ciò abbiamo finito, quindi dobbiamo salvare le impostazioni. Nel mio caso qua sotto save exit devo premere F10 oppure cliccare qui e poi ok. Una volta fatto ciò si dovrebbe riavviare il PC, come appunto sta succedendo, e adesso anziché partire Windows partirà il file ISO che abbiamo masterizzato nella nostra chiavetta. Non temete se ci metterà un po' ad avviarsi. Ecco ragazzi, sta partendo. Farà questo suono stile Assassin's Creed. Scusate, sto piazzando la videocamera. Ecco qui. E adesso appunto si è avviato. Fa tutto da solo, non dovete cliccare niente. Dovete aspettare che appaia questa schermata. È come Windows, però vedete che è leggermente diverso. E quello che dobbiamo fare è cliccare su Start. Andare su tutti i programmi. E poi su Security e Passwords. Qui ci sono due programmi esattamente equivalenti. Io vi consiglio di usare questo, l'Asoft Password Recovery. E una volta fatto ciò si aprirà questa schermata. Una volta che si apre questa schermata vi consiglio di andare su Next. E qui ci arriva una finestra che ci dice appunto che questo programma è solo per uso non commerciale. Noi clicchiamo sì. Poi qua lasciate le impostazioni come sono e andate su Next, e qua ci sono i nostri account e voi dovrete cercare l'account col vostro nome. In teoria saranno due gli account interessanti, saranno gli account che hanno questa icona qui, che sarebbe l'icona di amministratore. Noi dobbiamo guardare quella sul nostro nome, nel mio caso è Mauri, e qui ci saranno due casi. Il caso più semplice, che non è il mio, e infatti poi vedremo anche quello più complicato. Il caso più semplice è che una volta selezionato il nostro account, clicchiamo su Next e ci verrà una pagina. Se vi viene questo tipo di errore, noi allora dovremo fare una cosa alternativa. Dovremo andare su Administrator e poi andare su Next. Comunque in entrambi i casi arriveremo qui. Se siete nel primo caso, qui avrete appunto l'icona col vostro nome, e invece nel mio caso, dato che io non ho messo la password normale ma ho messo il PIN con Windows Hello se non sbaglio, quella non si può bypassare, allora dobbiamo bypassare l'account amministratore, come appunto nel mio caso.
ma sia che abbiate il vostro account col vostro nome, ossia amministratore, la procedura è la stessa. Dovremo cliccare su Reset Unlock. Qui mi dice la password è stata resettata. Con successo clicchiamo su OK e poi su Finish. E basta, quello che abbiamo fatto è stato rimuovere la nostra password di Windows. Ripeto, nel primo caso avremo che la password l'avremo rimossa dal nostro account principale, invece nel mio caso succede questa cosa un po' più particolare, che adesso vedremo. Spegniamo il PC e una volta che si spegne, espelliamo la nostra chiavetta USB. Una volta che l'abbiamo tolta, allora il PC partirà normalmente. Ecco, adesso si è acceso il nostro PC. Per esempio, se siete stati appunto nel famoso primo caso, qua nella vostra schermata per accedere potrete cliccare direttamente invio ed accedere. Invece nel nostro caso, dato che questa password non si può bypassare perché è un PIN numerico, infatti se io provo a scrivere le lettere non me le mette, posso solo mettere i numeri. Ecco, con questa impostazione non si può bypassare la password, è una cosa molto degna di nota. Però c'è sempre lo stratagemma, perché una volta che abbiamo fatto del passaggio 2, che ho fatto anch'io, qui si creerà una nuova voce, Administrator, che prima non c'era. E cliccandoci su si aprirà un nuovo Windows, che sarà diverso dal nostro, chiaramente, ma avrà la peculiarità del avere tutti i file salvati. Per esempio io ho il mio drive di pCloud, e poi su questo PC c'è il mio disco locale con tutti i miei dati. È un po' meno carino rispetto ad entrare direttamente nel mio account, ma l'effetto è equivalente, perché siamo entrati in un account amministratore, quindi abbiamo letteralmente accesso a tutti i dati di cui avevamo accesso prima. Ragazzi, spero che questo video vi sia risultato utile. Se avete qualche domanda vi esorto a farla nei commenti, o se è un problema di natura informatica riguardo al tutorial, vi invitiamo nel gruppo Telegram delle assistenze, dove possiamo seguirvi passo passo per risolvere il vostro problema, che trovate in descrizione. Inoltre trovate anche canale della nostra community, dove rimaniamo aggiornati sulle novità del mondo tech, e anche il canale di Zero Universe, dove trovate tutti i nostri link utili, come il canale Zero Files, dove carichiamo i programmi di APK, come può essere la nostra guida, o anche la nostra pagina Instagram, come quella Twitch, il nostro server Discord e molto altro ancora. Io vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video!